Eccoci, sei pronto? No, non è mai pronto lui. Dei salatini per gli ospiti, salatini, grazie. Allora, eccoci qua, categoria religione. Abbiamo con noi Leonardo Manera. Eccomi. Ciao Leo. Allora, adesso racconterò una barzelletta molto divertente, ma facendo i dialetti, perché la barzelletta quando funziona? Quando fai dialetti. Quando fai dialetti e ti guarda dice, guarda questo che simpatico, sa fare i dialetti e già si predispone positivamente alla risata. Direi che ci sono tutti i presupposti per ridere tanto. La gente quando sente il comico che fa i dialetti è già pronta a ridere. Ma guarda, io non so come faccio a trattenermi in questo. Il dialetto ispira simpatia. Sì, vogliamo partire con la barzelletta. Adesso partiamo con la barzelletta. Allora, è ambientato in Sicilia. Ah, bene. Quindi farò il siciliano. Sono bravo, ho indovinato. C'è una coppia che non riesce ad avere figli. Allora il marito di questa coppia va dal prete e dice: va dal prete. Sì. Non riusciamo. Quindi già predispone la simpatia. Io l'ho visto, ma te sei veramente bravo. Magge! Io e mia moglie non riusciamo ad avere figli! Ma sai che sento l'odore proprio della Sicilia? Il prete che è veneto, lo faccio il veneto. C'è un problema, una cosa c'è un problema. Prova a fare una cosa con tua moglie. Andate a fare un pellegrinaggio a Lourdes. Lourdes. Accendete una candela e vedete che poi qualcosa succede. Poi il prete va via per anni, non torna più. Dopo tanti anni torna in quel paesino e dice: vediamo se il mio consiglio si è ricordato. Ha funzionato, torna in casa e ma non c'è nessuno, suona il campanello, risponde un bambino. La magia. Bambino, ma non c'è la tua mamma? E il bambino dice: no, la mia mamma non c'è. Ah, anche il bambino, come fai benissimo che il bambino. Ma mia mamma non c'è, perché è uscita con i due bambini piccoli, con i due figli piccoli, è andata dal medico a fare una visita dal ginecologo perché aspetta altri due bambini. Il prete, sei qui da solo, il bambino? No, nell'altra stanza c'è mia sorella grande che sta allattando un altro bambino piccolo. Ah, dice, e siete tutti questi? E non c'è neanche tuo padre? No, mio padre non c'è. E dove è andato? È andato a spegnere la candela all'orso. Perché l'ha lasciata accesa tanto tempo, allora... Non va spiegata. No, era... Cioè, mi sembrava si giusto. Capiva. Salatini! No, grazie. Categoria religione con Ippolita Baldini. Allora, una signora va dal padre. Padre, mi devo confessare, la prego, mi aiuti. Sono stata settimana scorsa in gita parrocchiale con il gruppo delle 12 ceste e siamo andati in visita nel paese. Lì c'era un prete molto bello, molto intelligente, simpatico, brillante. Siamo finiti da soli in sagrestia ed è successo il patatrac. È successo di tutto, nel senso che mi ha preso... il padre lì. La prego, mi perdoni. E va bene, figliola. Questo è il padre. Il padre risponde, e va bene, figliola. Ma mi raccomando, la parrocchia è questa. L'ho sbagliata? No, è giusta. No. No, è giusta, è giusta. Abbiamo ottenuto il risultato massimo, secondo me. Cacchio, no. Giusto. Ho sbagliato così. Il finale, dice, la sua parrocchia è questa. Ma uguale. Ho dimenticato sua. Ma secondo me... Categoria religione? Ce l'ho. Paolo Migone. Con calma. Siamo in Africa. Bar. Un po'. Africa dove? In Ruanda. Ah. Poi fra l'altro ora con la Ryanair c'è Ande Ruanda, paghi Anda. Te l'ho voluto far dire a tutti quanti. È bru. Girano. E niente, sono due cacciatori appoggiati al bancone, un po' ubriachi, e uno racconta una storia di caccia, quell'altro racconta la tua storia, e crescono, alle due storie fantastiche, pazzesche. E il cacciatore uno fa, e niente, era nella giungla, questo fucile ad alta precisione, proprio da rinoceronte, mi aggiro, a un certo punto mi trovo in una radura in mezzo a un grande baobab, mi giro sulla sinistra, c'erano cinque leoni maschi, grossi, con le zampone, avanzavano verso di me, ma minacciosi. Vabbè, c'erano 18 proiettili, ma però mi giro dall'altra parte, c'erano 40 leoni maschi, c'era un raduno, andavano verso di me. Mi giro alle spalle, altri 70, butto via il fucile, indietreggio, tocco l'albero,
oh, nel giro di mezz'ora, a dir poco, 1700 leoni, maschio, gli occhi gialli che incutevano terrore e venivano verso di me. Quell'altro di fa... Vabbè, non sapessi che raccontarlo. Come hai fatto? Come ho fatto? Permesso? 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 Sì, era religione. Era un chirichetto a 15 anni. Ah, un chirichetto. Per la categoria barzellette religiose abbiamo con noi Amedeo Abbate. Ciao Amedeo. Ciao. Beh, partiamo alla grande, devo dire, sì. Barzelletta. Io non sopporto tanta gente, ma perché vi invidio. Vorrei essere come voi. E invece no. Sono uno sfigato. Mi sento solo. Sono diverso. Un po' come Gesù. Anche lui si sentiva solo. Era diverso. Però almeno a scuola era bravo. Moltiplicava. Sì, ma sapeva fare solo quello. Per ricordarglielo l'hanno appesa un più. Chiedo scusa per tante cose. Barzelletta religiosa, e mai me lo sarei aspettato, del maestro Stefano Signoroni. Infatti non le so raccontarle. No, ma sì, ne ho una piccola. Allora, c'è un signore che è sulla sedia a rotelle. Ah, poverino. Poverino. Ma poverino quanto povero o quanto... Quanto poverino. E va a Lourdes. E chiede il miracolo. Quindi lo alzano a grandissima fatica e prega verso la Madonnina e dice: Madonnina, Madonnina, fammi tornare a casa sulle mie gambe. E si gira e gli hanno rubato la carrozzina. Fanciullata. Maestro Signoroni. No, che mi giustifico? Il maestro di musica. Questa è la musica per Signoroni. Categoria religione con Davide Calgaro. Allora, un caffè prima? Ma se c'è, io lo bevo. Vabbè, sì, abbiamo fatto una richiesta, capito? Sì. Allora, c'è un rabbino che si sveglia una mattina e vuole tantissimo andare a giocare a golf. No? Proprio ha una roba che dice: io voglio andare a giocare. È sabato, quindi lui non può andare a giocare a golf. Quindi dice: no, mi trattengo, no, non posso. Poi alla fine cede, allora decide di prendere la macchina, si fa 3 ore di macchina, cambia paese, va di nascosto a giocare a golf. Ma che il diavolo chiama Dio e dice: guarda che uno dei tuoi rabbini, uno dei più devoti, anzi, ha infranto il sabato ed è andato a giocare a golf. Ok, Dio gli risponde: guarda, ti ringrazio della segnalazione, sono molto formali, sì, vabbè, il diavolo e Dio tra di loro, sì. Quindi io li farò avere una punizione esemplare. Ok, il rabbino si mette a giocare, fa il primo tiro, buca. Only one. Secondo tiro, buca. Terzo tiro, buca. Fa 18 tiri. 18 buche, che il diavolo chiama Dio e dice: ma sei impazzito? Gli hai fatto fare una partita pazzesca, ha fatto 18 buche di fila. E Dio risponde: sì, ma voglio vedere a chi lo racconta. Caffè? Caffè, magari caffè. Chiudiamo qua, ciao!